Potrei fare tante altre cose nella vita, ma il Macintosh cambierà il mondo. Io ci credo. E ho scelto di avere intorno persone che ci credono. Steve Jobs. Il leggendario cofondatore di Apple ha lasciato un'eredità duratura grazie alle sue idee rivoluzionarie e al suo stile di leadership unico. In questo video condividerò con te 9 frasi motivazionali di Steve Jobs su vita, business e leadership che potrai mettere in pratica nella tua vita quotidiana. Steve Jobs è stato un imprenditore e visionario americano. Personaggio di peso, protagonista del suo tempo, apprezzato da molti e considerato quantomeno antipatico da altri a causa del suo carattere particolare, ha dimostrato sicuramente che chi viene reputato un visionario, se è davvero convinto e determinato nel suo agire, può effettivamente cambiare il mondo. Jobs è stato uno dei principali pionieri nella rivoluzione del personal computer, introducendo prodotti come l'Apple Macintosh, l'iPod, l'iPhone e l'iPad, che hanno ridefinito il modo in cui interagiamo con la tecnologia. La sua passione per il design elegante e l'innovazione ha reso Apple un'icona globale. Nonostante la sua scomparsa nel 2011, l'eredità di Steve Jobs vive attraverso il suo lavoro e le sue parole, che continuano a ispirare milioni di persone in tutto il mondo. Ha lasciato un'impronta indelebile nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'imprenditorialità, non limitandosi esclusivamente al business. Le sue parole, la descrizione del suo modo di puntare al futuro e i suoi insegnamenti sono una fonte preziosa di ispirazione per tutti coloro che desiderano realizzare i propri sogni e diventare leader nella propria vita. Prima di illustrarti le 9 frasi motivazionali, ti invito a lasciare un bel like al video e a iscriverti al canale per non perderti altri contenuti sulla crescita personale. Ecco a te le 9 frasi sulle quali Steve ha costruito il suo successo. Numero 1. La passione come motore del successo. La tua opera sarà una parte significativa della tua vita e l'unico modo di essere veramente soddisfatto è fare ciò che si ritiene un'opera grandiosa. E l'unico modo per fare un'opera grandiosa è amare ciò che si fa. Devi amare profondamente ciò che stai facendo. Fa parte di te e determina tutta la tua vita. Numero 2. L'importanza dell'intuizione. Non lasciate che il rumore delle opinioni degli altri copra la vostra voce interiore. Ascoltati e ascolta gli altri, ma ricorda che sei tu ad avere l'ultima parola definitiva. Numero 3. La perseveranza nel raggiungere i propri obiettivi. Ero stato licenziato da Apple, la compagnia che avevo creato, ma poi qualcosa di meraviglioso accadde. Il peso del successo scomparve, sostituito dalla leggerezza di essere di nuovo un principiante, meno sicuro di tutto. Mi liberò per entrare in uno dei periodi più creativi della mia vita. La perseveranza, assieme alla passione, sono le reali chiavi del successo. Sono due concetti strettamente correlati e se manca una, non può esserci l'altra. Per raggiungere il successo in un particolare progetto di business o personale, devi amare quello che fai continuando a provare fino a quando non ci riuscirai. Numero 4. Il valore del fallimento. Ricordare che la fine di tutto sarà solo quando morirai è il modo migliore che ho trovato per evitare la trappola di pensare di avere qualcosa da perdere. Siete già nudi. Non c'è motivo di non seguire il vostro cuore. Spesso le cose che noi reputiamo negative accadono per un motivo specifico, portandoci verso direzioni che mai avremmo immaginato. Solo dopo essere stato licenziato cominciò la reale ascesa di Steve Jobs con la creazione di Pixar e Next. Numero 5. La leadership visionaria. L'innovazione distingue un leader da un seguace. Essere a capo di una piccola squadra di campioni nel loro ambito può portare a vincere il campionato della vita, spronandoli continuamente e crescendo insieme. Numero 6. La qualità come priorità. Sii un punto di riferimento per la qualità. Alcune persone non sono abituate a un ambiente in cui l'eccellenza è attesa. Numero 7. L'importanza della semplicità. Questo è stato uno dei miei mantra. Il focus e la semplicità. Semplice può essere più difficile del complesso. Bisogna lavorare duramente per ottenere la propria mente pulita per renderla semplice.
Numero 8. Coltivare un ambiente di lavoro collaborativo. La grande arte è il risultato di un grande team che lavora insieme, non di un grande artista che lavora da solo. Circondarsi di gente motivata come te ti porterà inevitabilmente in alto. Numero 9. L'aspirazione al cambiamento. Le persone che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo sono quelle che lo fanno. Non aspettare il cambiamento. Sii tu stesso il cambiamento. Essere avanti anni luce, come lo era Steve Jobs, vuol dire cercare di apprendere il più possibile dai suoi esempi e avere una visione più ampia possibile. Non esiste un unico punto di vista, ma molteplici. Non bisogna inoltre avere il terrore del fallimento, perché altrimenti non ci si discosterà mai dal già prefissato e dai preconcetti. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, lascia un mi piace e commenta. E ci vediamo nel prossimo video.